Buonasera, ci siamo anche questo lunedì, anche se in un orario anomalo per l'impegno della nazionale italiana per la qualificazione agli europei. Non si è giocato ieri nel campionato di Serie C perché la partita Pontedera-Pescara è stata rinviata. Non c'è stato il gran calcio, ieri più che altro è stata una giornata dedicata al tennis per la sfida fra Sinner e Djokovic, però nella nostra città si continua ovviamente sempre a parlare di calcio, anche in vista della partitissima di sabato sera alle 20:45 contro la capolista Cesena. Ringrazio subito Maurizio Daguin in regia, saluto il nostro Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera, buonasera Enrico. È un numero ridotto vista l'ora, questa sera però abbiamo sempre i graditi nostri ospiti, a partire dall'assessore al comune di Pescara, l'avvocato Luigi Alboremascia. Buonasera Luigi, Buonasera, grazie buonasera. per essere qui con noi, i nostri compagni di viaggio. Francesco Di Francesco, Anche buonasera buonasera. Francesco, bentornati a Berevista. Riccardo Clinco, buonasera Buonasera. Riccardo, e ritrovo con piacere anche il collega Paolo Renzetti. Buonasera Buonasera Paolo. Enrico, Allora, buonasera. questa sera dobbiamo andare un po' di fretta perché abbiamo un'oretta soltanto di trasmissione, vista la variante sul palinsesto. È un momento sicuramente negativo per il Pescara, anche se ieri non si è giocato, però c'è questo Cesena che ormai viaggia a gonfie vele, e sabato c'è subito questa partita che potrebbe rappresentare lo spartiacque della stagione. E sono rientrati nel pomeriggio alcuni giocatori, c'è Cornero infortunato, Tunjov riprenderà gli allenamenti domani. Certo, non parliamo già di formazione, anche se in molti sostengono che Zeman possa cambiare ancora, ma la domanda è questa: che Pescara rivedremo dopo la crisi di risultati? Lo chiedo subito a Francesco Di Francesco, e se è meravigliato da questa crisi di risultati dovuta a... Secondo me è dovuta alla giovane età di molti giocatori. Devo essere onesto, anche se prima della trasmissione, parlando con l'amico Andrea, giustamente lui mi diceva sì, però nei ruoli, chiamiamoli fondamentali, non ci sono giocatori giovani, sono giocatori Ma questi giovani c'erano anche quando si vinceva, però. tra l'altro. E allora vuol dire che c'è qualche cosa. Io faccio il paragone con l'anno scorso. L'anno scorso, fino alla partita di questi tempi con il Catanzaro, sembrava che già avessimo vinto il campionato, e poi è successo tutto quello che è successo. Quest'anno evidentemente è successo pure un pochettino prima, forse dovuto alle scelte dell'allenatore, o ad alcune scelte dell'allenatore, forse dovuto alla preparazione. Questa squadra tornerà ad esprimersi sul piano atletico a mille nelle prossime settimane, speriamo già dalla partita con il Cesena, perché quella con il Cesena è una partita da non sbagliare. Ma quando io dico non sbagliare contro uno squadrone come il Cesena, significa giocare, provare a giocare alla pari e giocartela. Poi ci può essere l'episodio che ti premia Eh o che certo. ti punisce, però devi dare segnali di risveglio, di vitalità, di portare all'ottimismo l'intero ambiente. Luigi, questo momento è un po' il copia e incolla della scorsa stagione, anche di 2 anni fa, perché nello stesso periodo con Auteri in panchina si fallirono gli appuntamenti casalinghi con Reggiana e Modena. Lo scorso anno con il Catanzaro, quest'anno già si è perso con la Torres, però c'è questa gara con il Cesena che potrebbe riaprire il campionato per il Pescara. Sì, proprio così. Cioè, ci sono delle analogie? Ci sono delle analogie con attori completamente diversi, con tattiche completamente diverse, però forse il copione della Serie C per il Pescara è il destino, è un po' simile. Queste partenze forti del Pescara ci sono state in tutti e tre questi anni difficili di Serie C, di purgatorio in Serie C, anzi direi inferno e non purgatorio, però tu hai fatto una domanda a Francesco, mi permetto anch'io di dare una risposta. Secondo me, oltre la giovane età dei calciatori, c'è anche la difficoltà che Zeman ha mostrato in questo scorcio di campionato nell'individuare quelli che possono essere i punti di riferimento della sua formazione. Non mi iscrivo nel registro degli opinionisti come Riccardo, che dicono che bisogna avere 14 o 15 giocatori, non di più. Non sono oltranzista come lui, però ritengo
che Zeman ha fatto tanti tentativi quest'anno, soprattutto nella zona nevralgica del campo, che è il centrocampo. E secondo me la chiave di lettura di questa difficoltà momentanea del Pescara è nella difficoltà del Boemo di individuare un centrocampo base, quello che ti può dare affidamento. Lo chiedo un po' a tutti, fino all'11 ottobre, data della sconfitta con il Pineto all'Adriatico, quando è iniziata la crisi, interrotta parzialmente dalla vittoria di Lucca, perché altrimenti la striscia sarebbe completamente negativa, Zeman veniva indicato da tutti noi come il valore aggiunto di questa squadra. Non lo è più? Chi vuole rispondere? Senza che chiedo... Paolo, guardo te. Diciamo che io credo ci debba essere un po' di equilibrio nei giudizi, perché dopo questa serie piuttosto negativa di partite, di risultati, anche conditi da prestazioni non all'altezza, sinceramente, diciamo, Pescara si sta rivelando un po' la città in cui quando le cose vanno bene ci si esalta, quando le cose vanno meno bene probabilmente si eccede anche un po' quindi nelle critiche. Quindi vuol dire che non era il valore aggiunto in quel momento? Ma io credo che Zeman sia sicuramente un valore per il Pescara, però nelle ultime ore abbiamo anche sentito qualcuno parlare di allenatore in bilico. Lo abbiamo chiesto, l'avevamo chiesto anche a Dell'Icarri, aveva detto che non era assolutamente in discussione Zeman, però io direi che in questo momento, proprio alla vigilia, pochi giorni da una partita, come dicevi tu, spartiacque con il Cesena, si debba avere anche un po' più di serenità, di giudizio nell'analizzare una situazione che non è sicuramente semplice, perché novembre, per il terzo anno consecutivo, ma direi sicuramente per il secondo soprattutto, si sta rivelando un mese complicato per il Pescara, perché al di là dei risultati... Quindi ci stai facendo capire che è un valore, però non è il valore aggiunto prima, non è il valore negativo. Beh, ora. Però ci sono state sicuramente delle scelte tecniche dell'allenatore che non hanno convinto. Il cambiare sempre e comunque formazione settimana dopo settimana non agevola sicuramente la crescita. Con Luigi Masci, sì, non agevola la crescita di questa squadra, e a questo punto io credo che a 3 mesi dall'inizio del campionato si debba iniziare a vedere in campo una formazione definita, perché cambiare in continuazione può creare solo problemi. Allora, Francesco, volevo dire una cosa e poi vengo da te, Riccardo, per perché tu sei un quello valore che difenderà aggiunto, Zeman stasera. Come Dimmi. Per tanti altri, un valore aggiunto prima ed è ancora oggi un valore aggiunto, non un semplice valore. Valore aggiunto perché si chiama Zeman? Ma perché sappiamo quello... Così come era un valore aggiunto prima, secondo me lo è adesso, da un punto di vista tecnico, dal modo come lavora lui, dal modo come ha il rapporto con i giocatori, da tutto quello che è. I risultati dicono che c'è qualche problema, i problemi li devono risolvere loro, ossia mi riferisco a Zeman, al direttore sportivo e al presidente. Resta il fatto che secondo me se ha cambiato, così come abbiamo visto, sempre, più che spesso, sempre formazione, soprattutto in alcuni ruoli e in alcuni reparti, perché evidentemente poi quando ha dato fiducia a X... Non ho capito, non è più il valore aggiunto? No, per me è ancora un valore aggiunto. Ok, Riccardo, il valore sul fatto aggiunto, dei cambi, concludo, mi permetto... Non è una provocazione, Riccardo. No, velocemente, che evidentemente fa giocare X... e non lo soddisfa, e allora prova Y, perché magari l'ho visto bene. Y gioca bene una partita, lo conferma, alla seconda partita o alla terza gioca male, e penso che sia l'unica spiegazione, perché altrimenti Riccardo non ne vedo un'altra. Allora, innanzitutto io non parlavo di 14-15 giocatori, ma di 18-20 giocatori, e ribadisco il concetto che 27 giocatori sono tanti, perché comunque obbligatoriamente 11 vanno in campo, la decina va in panchina e altri sono costretti ad andare in tribuna, e questo secondo me non agevola. Su Zeman è inutile, andiamo sempre nello stesso discorso, non sono mai stato zemaniano, hai riconosciuto i suoi meriti quando le cose andavano bene. Ho riconosciuto i suoi però. Meriti e li riconosco ancora oggi per quanto riguarda il discorso dei giovani, perché comunque lui è uno scopritore, è veramente un giocatore. Però ormai il suo gioco è prevedibile, cioè tutte le squadre che vengono qua, che si difendono con lui, giocano tutti allo stesso modo, stanno chiuse, fanno di ripartenza, ormai il suo gioco, o lui nella sua maestria riesce a trovare qualche cosa diverso
e se mi dici che è impossibile, ma tutte le squadre giocano così. Se tu, le partite sono state tutte fotocopie, non è che ci sono partite diverse. Pescara attacca, non fa più i tiri in porta, dovrebbe fare 15-20 tiri, ne fa 4-5, le squadre rimangono chiuse, parte di partenza e ne fanno anche loro 4-5, se ci va bene pareggiamo, se ci va male perdiamo. Perché ormai purtroppo è così. Vorrei coinvolgere subito Andrea, poi ho un'altra cosina da chiedervi a volo. Andrea. Sì, io ricalco il discorso fatto in precedenza, ne condividevo delle idee con Francesco Di Francesco. Cambiare le formazioni ci può anche stare in certi ruoli, soprattutto se i coinvolti sono i giovani che devono crescere, ma in certe zone del campo bisogna avere delle scelte più nette e cambiare di meno. I cambi fatti nel ruolo di centravanti, addirittura col coinvolgimento di un terzo centravanti, Vergani, dopo la staffetta Cuppone Tommasini, la continua staffetta a lui Squizzato, secondo me da un punto di vista tecnico ha contribuito a creare confusione. E io un po' di confusione in generale la trovo anche nella gestione del fattore nazionali, perché il Pescara ha avuto la possibilità a ottobre di chiedere il rinvio di alcune partite, tra cui il recupero col Pineto, prima sconfitta, perché lì c'erano convocati Tugno, Staver a Cornero, non lo si è fatto. Il Pescara da lì ha iniziato il suo declino e ora alla nuova convocazione stavolta il Pescara ha chiesto di non giocare la partita col Pontedera, peraltro con Tugno, perché ha dovuto saltare la gara di posticipo del Rimini. Quindi c'è della confusione in campo nelle scelte dell'allenatore, ma anche nella gestione della situazione delle nazionali qualcosa secondo me è sfuggito. Però vi chiedo, è solo un problema di queste scelte di formazione o c'è dell'altro? Perché il popolo zemaniano poi si lamenta del fatto che non ci sono gli elementi adatti al gioco di Zeman. Con la sua onestà però Zeman, quando è finita la campagna acquisti, ha dichiarato che lui era soddisfatto. Sì, probabilmente le caratteristiche del play non erano quelle completamente richieste. E poi c'è sempre questo tormentone dell'attaccante dopo la partenza di Lescano. Sono questi i motivi un po' fulcro della negatività o no, Luigi? Io penso di sì, ma Zeman non lo dirà mai, nemmeno sotto tortura, perché... Anzi, continuo a ripetere che questa squadra tecnicamente... Perché è un aziendalista. Quando prima tu hai domandato se Zeman è il valore aggiunto di questa squadra, io avrei risposto, se lo avessi chiesto a me, che Zeman è il valore aggiunto di questa società, nel senso che questo allenatore, questo tipo di allenatore rispecchia il valore di pochi allenatori in Italia oggi, che possano lavorare con 15 o 16 ragazzini di proprietà della società, valorizzarli e dare comunque un valore aggiunto soprattutto a chi tira le fila di questa società. E Zeman non dirà mai che questo gruppo umano non è all'altezza delle sue aspettative. Lui ti dirà sempre, ci dirà sempre, che devono crescere, che ci sta lavorando, che devono assimilare il suo credo tattico, che però hanno anche talento. Ora, capito, che questi ragazzi il talento ce l'abbiano è fuori discussione. Però forse la difficoltà che Zeman ha non è tanto nel lavorare sui ragazzini, quanto nel selezionare quei pochi giocatori, ma ci sono, che hanno più esperienza e metterli in campo, perché forse quello che manca a questa squadra è un po' di leadership. Luigi, Prosco, che è il leader naturale. Quattro mesi non sono sufficienti. Quattro mesi non sono pochi. Per capire a cosa andrà incontro Zeman in questa stagione, se la società, con Delicarri presente in studio, ci dice che il Pescara vuol disputare un campionato anche per il primo posto, cioè un discorso tecnico-tattico che dovrebbe essere già collaudato. Delicarri ci disse che poteva succedere questo quando il Pescara ha avuto una partenza anche al di sopra delle aspettative di Delicarri stesso, perché sì, ci disse che lui non si aspettava una partenza come quella del Pescara. Sì. E quindi evidentemente nella costruzione di questa squadra, che è da ascrivere a Delicarri, al quale abbiamo fatto i complimenti quando le cose andavano bene, c'era la consapevolezza che questa squadra... Non possiamo dire oggi che a questa rosa, in questa squadra, mancano ancora due elementi. Manca sicuramente una punta, lo diciamo ormai, l'abbiamo capito tutti che manca il Lescano della situazione. Ma mancava già inizio campionato, perché Lescano, Vergani confermato, Cuppone
Simone confermato e sai perfettamente Riccardo, l'equivoco le caratteristiche è Vergani. Tommasini. L'equivoco è Vergani e Tommasini, perché Vergani d'estate, io ricordo nitidamente un'intervista fatta o da Sebastiani o da Dell'Icari o da entrambi, nella quale si diceva chiaramente che Vergani è un giocatore da due cifre, da doppia cifra, e che il Pescara aveva fatto di tutto per tenere Vergani, perché Vergani poteva essere il dopo Lescano. Però Tommasini ancora lo conosciamo bene, eh? Sì, ha giocato pochissimo. Certo. Però non è, faccio due domande. Vai. Che sono, possono essere anche due provocazioni, ma non è che questa squadra in estate è stata sopravvalutata per valori tecnici? Primo. Secondo, l'inizio di campionato probabilmente ha illuso un po' tutti e ha fatto anche perdere di vista un po' quelli che erano i problemi di questa squadra. L'ha sopravvalutata Zeman tecnicamente, aggiungo, perché Zeman ha detto che questa squadra tecnicamente era più forte di quella dello scorso anno. Probabilmente anche Zeman, però io ricordo quello che dicevamo un po' tutti un mese e mezzo fa, che era una squadra molto forte, che si poteva lottare per il primo posto, che lo dicevano anche degli addetti ai lavori, che Pescara e Cesena erano le squadre sulla carta più forti, però in un mese e mezzo sono cambiate tantissime cose. Se vogliamo completare, può essere pure che, secondo me, non può essere che Zeman abbia sbagliato nel sopravvalutare il valore tecnico della squadra. Forse non è stato sopravvalutato il carattere della squadra, il carattere dei giocatori. Ma il carattere lo trasmette l'allenatore. No, il carattere ce l'hai, se sei un fifone, sei un fifone, se si è portato a ritirare la gamba, ritira la gamba, se si è portato a demoralizzarti, l'allenatore non gli può fare niente. L'allenatore ti può insegnare a stare in campo, ti prepara atleticamente, ti dice quello che devi fare, dice ma lì c'è uno spigolo, tu dai una testata allo spigolo perché tanto vedrai che faremo gol. Fai gol e tutto a posto, se mentre poi non lo fai, il giocatore dice, ah mister, E se mancasse proprio il valore aggiunto che è Zeman, cioè se il gruppo è buono, dice la squadra non ha legato, in questo momento è Zeman, ci può stare, non è una critica a Zeman, che non è un intoccabile, per l'amore di Dio, è un umano, anche perché è un contemporaneo. Questo discorso sarebbe valido per tutti gli allenatori. Perfetto, allora cioè, poi ci risiamo come l'anno scorso. Qual è il problema di Colombo o di Lescano? E adesso tocca a loro due, al presidente, al direttore sportivo, capire, risolvere il problema ed evitare che la come il problema si deve risolvere Zeman. Siccome abbiamo detto che Zeman deve risolvere il problema, ma se caratterialmente non legano questa squadra, non lega con l'allenatore, che può essere tutto nel mondo del calcio, e deve intervenire. Quindi se la domanda di prima, il Zeman è un valore aggiunto, può darsi nella lettura generale che in questo momento quell'aspettativa che avevamo sul valore aggiunto Zeman in questo momento, per una serie di problematiche che ci sono, però poi non c'è il valore aggiunto. Luigi, poi il problema adesso, però, siccome molti di noi dicono manca l'attaccante, manca una prima punta forte, e si guarda a gennaio, ma a gennaio, da qui a gennaio il Pescara giocherà altre 10 partite, si rischia di arrivare a gennaio con una classifica compromessa per il primo o il secondo posto. Io l'unica cosa, anche perché c'è il mercato, quindi non è che fai un mercato per un allenatore e poi le cose continuano. Arriva a fine gennaio, poi li devi integrare. Così come è successo lo scorso anno. Velocemente, io pur non conoscendo appieno il valore di Tommasini, io l'unico rimprovero che mi sento. No, non l'avevo visto perché l'unica non critica giocato, che mi sento di fare a Zeman è che ha tutto questo tempo Cupone mai gioca bene. Cupone è quello che dà più l'anima. Cupone qua, Cupone là, attaccante deve fare gol. Con tutto il rispetto, ma per giocava Zeman, Cupone l'anno scorso, ma giocava Cupone con Zeman l'anno scorso? Quasi mai. Fino alle ultime partite dei playoff. Solo giocava. Nei playoff. No, più che altro Tommasini ha giocato un tempo, ha fatto gol e poi non l'abbiamo più visto. Riccardo. Ritengo di dire che diamo anche il diritto di sbagliare, nel senso, se prendiamo un allenatore e dopo un po' sbaglia, va in crisi, non è che dobbiamo cambiarlo, può valere adesso e per chi lo sta dicendo? Ma è sempre stato così, sono... No, chi lo sta dicendo che bisogna cambiarlo? No, appunto, cioè bisogna credere, adesso se si crede in Zeman andiamo avanti, cioè se si crede in Zeman non è adesso il momento di cambiare allenatore. Come non era per da me? Da quale pulpito viene la predica? Lo stai dicendo a noi? Sì. No, perché l'anno scorso è stato cambiato Colombo. Per me non era da cambiare. Colombo è stato cambiato a febbraio, non mi ricordo. Sì, ma lascia stare i nomi.
Cioè, se tu parti e programmi con un allenatore, c'è il periodo anche che vai bene e il periodo che vai male. Ma se nel periodo che vai male poi tu lo cambi, vale anche per i giocatori. Cioè, ogni anno non puoi fare una campagna acquisti 15 fuori, 15 dentro, perché c'è l'affiatamento, poi c'è l'annata che il giocatore gioca bene, l'annata che il giocatore gioca male. Lo stesso giocatore ha lo stesso ruolo. Cioè, bisogna, a mio avviso, programmare in 1-2-3 anni. E mettere ogni allenatore esigenze tecniche diverse, e poi ci sono le esigenze dell'altro campionato finanziario. No, ma io non parlo dell'allenatore, io parlo in generale di programmare per salire, come fanno, come ad esempio ha fatto il Lecce, ti faccio cioè programmi una salita e il primo anno dici tifosi, spettatori, noi probabilmente non stiamo mettendo, cioè programmiamo e per poi tentarci. Sono belle parole, Riccardo. Ma chiaro, sono belle parole. Realizzarle non è facile. Andiamo in pubblicità, poi torneremo in studio perché molti cominciano a dire: ma è in discussione Zema? Sentiamo il vostro pensiero, a tra poco. CSA, servizi per l'edilizia, impiantistica civile ed industriale, progettazione e costruzione, fotovoltaico. Siamo sempre aggiornati sui nuovi prodotti e sulle migliori tecniche costruttive. Un insieme di professionisti in grado di seguire ogni fase del progetto, realizzando tutte le tipologie di lavoro. CSA. Da giovedì 5 ottobre ritorna lo Svuota Tutto Notti d'Oro, con sconti fino all'80% su materassi, letti, poltrone, reti e divani. Grandi marchi: Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo, Noctis e Bontempi. Ricorda, da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro, conviene! Corso Umberto I 310, Monte Silvano. Telefono 085 42 28 988. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
questa seconda parte di trasmissione continuiamo a parlare di Zeman, poi l'ultima parte la dedicheremo a Pescara Cesena. Allora Paolo, tu insieme a tanti altri colleghi dopo la partita con il Rimini avete chiesto in discussione Zeman, questa è la domanda classica che si fa quando non arrivano risultati. La risposta mi sembra che sia stata abbastanza chiara, certo nessuna società ti dice mai sì è in discussione perché vuol dire che l'esonero è già scattato. Credi che siano frasi di circostanze da parte del direttore, della proprietà, oppure ci si sta già guardando intorno? Paolo? No, io credo che in questo momento storico ci sia ancora la convinzione di poter andare avanti con Zeman, però ora sappiamo bene che in un mese il Pescara giocherà 8 partite, sì. Mi sembra 9, quindi è chiaro che in un periodo così di tempo così ravvicinato, biancazzurri giocheranno quasi ogni 4 giorni, dovranno arrivare per forza di cose i risultati. Dico anche un'altra cosa, Enrico, che in altri tempi con 5 punti in 7 partite a Pescara l'allenatore sarebbe stato abbondantemente esonerato. In passato è successo, no, non dico no, devo fare questa precisazione perché è vero che ci sono stati diversi esoneri, però le decisioni del presidente Sebastiani sono state sempre un po' tardive, non so se giustamente o meno, cioè non esonera l'allenatore nel primo momento critico, lo lascia andare, poi alla fine però, quando te l'aspetti però, però questo è un ruolino di marcia da retrocessione, non da zona playoff, perché 5 punti sì. In 7 partite sono una miseria, però io credo, rifacendomi alla tua domanda, che la società in questo momento non stia vedendo oltre, sia convinta di poter continuare con Zeman e di poter ripartire in un certo modo con questa squadra. È chiaro che nel giro di un mese bisogna invertire la rotta, altrimenti sono altre 7-8 partite. Eh sì, però molto, molto si vedrà anche nelle prossime. Quindi Luigi, tu credi a queste versioni ufficiali? Che ti dicono? Io credo che tutti sappiamo, quasi tutti sappiamo che Zeman di fatto è quasi insostituibile, ma non solo per il suo carisma, il suo blasone, la sua storia, le sue vittorie a Pescara, perché questo progetto di squadra è funzionale a Zeman e la difficoltà di reperire un allenatore che possa lavorare con i giovani e con questo gruppo che ha a disposizione di Zeman sono difficoltà enormi. Cioè io oggi chiedo a voi se c'è un allenatore che conoscete, che è esperto di Serie C e che possa sostituire Zeman con un gruppo che è il terzo gruppo più giovane di tutti e tre i gironi della Serie C. Io non lo vedo. Probabilmente non giocherebbero io più non i lo giovani. Vedo. Bravo, no. Probabilmente non giocherebbero più ma in realtà allora dico una cosa, dico che se mai dovesse balenare, e ci auguriamo tutti di no, l'idea di pensare ad un avvicendamento con Zeman da parte di un signor X, e allora bisognerebbe pensarci prima del mercato di gennaio, che potrebbe essere la finestra ideale certo, per soddisfare un allenatore. È normale che la società dà fiducia a Zeman perché l'allenatore ci ha detto che questa squadra prima o poi uscirà, quindi però non c'è la, e qui la, è il, la conferma. E qui è il credito d'immagine certo. Che ha Zeman rispetto ad altri allenatori. Per me si stanno guardando intorno, perché è vero fiducia a Zeman, ma Dell'Icari è un uomo di calcio e come ha detto giustamente Paolo, sono troppi pochi punti in 7 partite, sono 5 punti in 7 partite, sono, se perdi col Cesena, ed è una partita che tra l'altro puoi perdere perché Cesena è forse la squadra più forte che c'è, e inizia a zoppicare, secondo me si può pensare. Poi chi verrà, alla domanda, ci sono diversi allenatori che possono venire adesso. Anche il mio amico Colombo potrebbe tornare, che comunque non aveva fatto male. Lo dico perché Colombo per me è un buon allenatore. Ma ci manca, e te lo ripeterò alla morte, anche se è stato esonerato dopo. Cioè, per me è un buon allenatore. No, ma non può tornare, credo. Sì, può tornare. Tornare nella stessa. Sì, anche nella sono stessa. Gironi diversi. Ma entro il mese di dicembre. Ma adesso però ho detto Colombo, non per no, dire Colombo. L'allenatore esonerato può subentrare su un'altra panchina. Dal nuovo regolamento, ma entro il mese di dicembre deve Francesco, avvenire. Il regolamento prevede che l'allenatore esonerato entro il 20 dicembre può allenare in altre quello piazze. Dicevo io. Colombo è stato esonerato a Potenza. E quindi, appunto, sì, ma però entro il 20 dicembre devi decidere. No, non no, è che alla no, metà no, di no, gennaio no, lo puoi possono chiamare. Possono lavorare fino a giugno gli allenatori che sono stati esonerati entro il 20 dicembre. Possono essere richiamati anche a gennaio, febbraio, marzo. Vero, momento. Cioè, questa,
questo non era Colombo, adesso ho detto Colombo per dire un nome. Beh, però, uno a caso l'hai detto. L'ho detto perché per me ha fatto molto bene a Pescara. Porca miseria. Ha fatto molto bene. Sono poi c'è stato il caso Lescano, però ha fatto bene per me. Vabbè, per me sì. Ho capito, ci risiamo. Però aveva 12 punti in più lo stesso periodo, con una squadra inferiore tecnicamente, come dice Zema. Bisogna vedere se è inferiore. Poi anche il discorso che quest'anno la squadra è più forte dell'anno scorso. Insomma, posso permettermi di dire che io a Colombo non perdono la vicenda Lescano? Se dipende da lui, sì. Se dipendesse da lui, sì. Dipende dai quattro protagonisti, no? Ma vuol dire che dipende dal portiere dell'anno scorso, no, o da un anno, dal magazziniere. Dipende da Colombo, dipende, bravo, da Lescano, dipende dal presidente e dell'Icardi. E allora diciamo che al 25% dipende da Colombo, l'altro 25% è Lescano, poi arriva la società, perché tanti i giocatori lo sappiamo come sono, baciano la maglia oggi e dopo fanno quello che fanno. Il problema... gli allenatori... Il problema è un altro, che facendo questi discorsi da 3 anni questa parte, ovviamente l'entusiasmo scema all'improvviso, il tifoso giustamente ti dà fiducia in una partita, riempie lo stadio, a parte i tifosi quelli fidelizzati, però è uno spettacolo, tra virgolette, già visto, e quindi se ripetiamo questi discorsi da 3 anni vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Gli allenatori sono tutti bravi allenatori, perché anche lo stesso Auteri in C aveva credibilità. C'è qualcosa che... Mi piange il cuore con il sorriso, dimmi. Ovviamente lo dico, mi devo riagganciare a quello che diceva Riccardo, e ha detto bene. Quando si parla di programmazione, si parla di costruire una squadra, se non va bene vedere che modifica puoi apportare. Francesco, e poi un altro tu hai capelli bianchi, anzi però, pochi capelli bianchi, ma non più capelli, nemmeno in Serie A riconfermano lo zoccolo duro delle squadre, a prescindere sì, il Napoli, sì, appunto, c'è l'eccezione Inter, bravo, ma fare programmazione diverso nel calcio con i costi di oggi forse è impossibile, perché il giocatore appena arriva una richiesta di un altro club va via, anche se ha il contratto, cioè i contratti oggi non valgono, infatti, vedi che non valgono più non nulla. Non ho mai questa è la difficoltà, addentrato perché Lescano non è stato confermato, perché per Lescano è arrivata un'offerta al giocatore, ma il tifoso dice giustamente tu, se vuoi fare un campionato competitivo riconfermi Lescano, però come fai a trattenerlo se l'ingaggio dopo che è mandato triplo? Via Colombo per tenere allora Lescano. Bisognerebbe tornare a quest'estate, al mese di giugno, e dire ma allora è stato giusto o no riconfermare Zeman? Perché torniamo alla domanda che facevi tu ad inizio di trasmissione. È un valore aggiunto Zeman, sì o no? È questa la squadra giusta per Zeman, sì o no? Col senno di poi è stato giusto riconfermare Zeman con una squadra che molti dicono troppo giovane? Paolo, interrogativi giusti, però se non è questa una squadra adatta per come gioca Zeman, è una squadra molto molto giovane, la terza più giovane della Serie C. Tu hai perso una finale playoff per 15 secondi con Zeman, alla fine come facevi a dire Zeman no? Oltretutto Zeman era subentrato a Colombo, avevamo anche criticato il fatto che si occupasse però ha fatto un gran lavoro, però ha fatto un gran lavoro, quindi la conferma di Zeman è stato un grande affare. No, ma la mia era una domanda, devo intervenire. Sì. Io devo intervenire. È una risposta. Forza, interviene. Cioè. Il gran lavoro l'ha fatto Colombo, non l'ha fatto Zeman, l'ha fatto Colombo. Poi c'è stato un problema grosso e Zeman l'ha preso, perché Zeman dalla prima giornata, e non ha messo mano lui, quando è tornato Lescano, ha iniziato a cambiare la squadra. Quindi non mi dire che ha fatto un grande lavoro Zeman l'anno scorso, il grande lavoro l'ha fatto Colombo. Ma no, questo però non rispetto non rispetto quando Lescano è tornato Riccardo, a giocare io, ma questa è storia, scusami, attribuisco molti meriti a Colombo, però poi quando arrivi ai playoff inizia un altro campionato e quel campionato non lo puoi ricondurre a chi c'era 4 mesi prima o 5 mesi prima. Quella fase dei playoff che il Pescara oggettivamente ha disputato molto bene, non ha perso nemmeno una partita, quello è un merito però di Zeman. Io non sono un Zemaniano, però Colombo con Lescano era
e la squadra Colombo molto aveva bene. Perso il controllo dello spogliatoio, poi ha perso, no? Ma certo, la squadra non giocava purtroppo più, l'ha rivitalizzata insieme, l'ha rivitalizzata anche con alcune scelte, ma la campagna acquisti l'ha sempre fatta dell'Icarri, aveva Colombo che comunque era un buon allenatore e con Lescano andava bene, giocava Andrea, anche bene la squadra. E quindi avrebbe dovuto riprendere Colombo alla fine. Non sto dicendo questo, però non dare meriti Zeman. L'anno scorso ha rivitalizzato una squadra, ma ha rivitalizzato, ha riavuto Lescano e gli sono arrivato Raffia e Merola. C'erano anche con Colombo Raffia e Merola le ultime due giornate. No, anche di più. Andrea, è evidente che c'è questa coppia che è forte, che è Zeman dell'Icarri. Dell'Icarri lo avrebbe magari voluto già l'estate precedente, poi si sono concretizzate determinate dinamiche soltanto nel mese di febbraio. Però, tolto Peppino Pavone, è difficile trovare un direttore sportivo che conosca Zeman meglio di Dell'Icarri e che conosca le caratteristiche di giocatori che servono a Zeman. È stato fatto un lavoro sul mercato e la squadra è stata fatta in base a quelle che erano le esigenze di Zeman. E Zeman ha detto che la squadra è tecnicamente più forte, ma deve giocare da squadra. Il talento c'è, ma deve giocare da squadra. Questi sono i punti fissi, penso. Quindi ci stai dicendo che La pala sta passando un po' a Dell'Icarri adesso, io penso, ma anche a sentire i discorsi di Sebastiani due stati fa, ma anche recentemente, se vi ricordate ai tempi diceva Sebastiani: Zeman, se dipende da me, no. Poi dopo è arrivato Colombo, ma sappiamo che comunque si era mosso Dell'Icarri per Zeman, poi comunque è arrivato Zeman. E la cosa è gestita da Dell'Icarri, i giocatori sono stati presi da Dell'Icarri. E adesso quindi, pensi che sia ancora Dell'Icarri a gestire questa situazione? Assolutamente sì. Il problema grosso qual è? È che anche un nome forte come Zeman, a lungo andare, un rendimento come 5 punti in 7 partite è un rendimento scarso, che se si dovesse protrarre potrebbe portare a dei provvedimenti, perché la legge del calcio, anche la legge dei progetti, uno vuole fare un progetto, ma se poi incontri un mese, due mesi dove fai risultati così poveri, bisogna intervenire, perché poi altrimenti non si sa dove si va a parare. Quindi in questo momento c'è fiducia in questo asse dell'Icarri Zeman, però il campo deve dare qualcosa. L'ultimo problema, e chiudo, è che Zeman dal suo canto è un maestro ma è anche integralista, e quindi in certi momenti per tamponare ci sarebbe bisogno di qualche compromesso. Lui a questi compromessi non scende mai. Mi permetto di aggiungere che a tutto il discorso che faceva Andrea, valutazioni e riflessioni molto concrete. Esatto, e io aggiungo che la parola poi passa al campo. In campo vanno, è vero che c'è il lavoro della settimana, ma in campo vanno i giocatori, vanno gli uomini con le loro teste, e quindi bisogna solo sperare e verificare che questa squadra segue l'allenatore, perché cominciamo anche a porci questo interrogativo. Ma sarebbe sempre un limite dell'allenatore, se la squadra non ti segue. Beh, non lo so, se non può essere che sembra un limite dell'allenatore, perché poi vediamo. Ma in generale questo. In generale, sì, esatto. Poi vediamo. Però tante Francesco, volte se che molti dicono che il Pescara spesso fa sempre le stesse cose, vuol dire che la squadra segue, perché Zeman chiede determinate cose e la squadra fa quelle cose. Probabilmente segue. Il ripetere ossessivamente quelle cose o non le si fa alla perfezione, oppure forse non ci si crede fino in fondo, ma si fanno quelle cose, forse anche troppo. Cioè, non questo è un addestramento eccessivo che potrebbe confondere le idee, Paolo? Ma no, io credo che si debba anche un po'. Zeman è un integralista. Abbiamo però rivisto anche in questa settimana i soliti gradoni. Sì, prima della sosta, sì. Ma io credo che ci si debba anche un po' adattare all'avversario. Ecco, adesso sabato ci sarà questo. Zeman non lo farà mai. Non lo fa mai. Però in un momento in cui tu stai in difficoltà qualcosa devi cambiare. Ma non perché sono i momenti. Lo so, ma infatti ecco perché la partita di sabato è una partita molto molto importante, al di là dei 3 punti. Perché è una partita che ti può dare una svolta in positivo se vinci, sì, come tutti. Adesso ne parliamo tra poco, restiamo a questo argomento su dove deve lavorare, dove ha lavorato probabilmente Zeman, perché questi giorni ci auguriamo determinanti per migliorare, perché questa squadra non vince, nemmeno pareggia e non diverte nemmeno.
Esatto. Non c'è un motivo. La preoccupazione è proprio questa, che l'involuzione di gioco non ti fa essere ottimista, nel senso che questa squadra ha fatto tanti passi indietro rispetto alle primissime giornate, e questo è anche inspiegabile. E poi la filosofia di Zeman dice: dobbiamo fare un gol più dell'avversario, ma questa squadra non tira più in porta. Io credo che lavorare sulla testa dei giocatori, ridare fiducia a uno spogliatoio che io ho visto anche un po' spento, perché in questo momento probabilmente molti giocatori non credono in quello che fanno, ma inconsciamente questo, e quindi ricaricare il morale della squadra credo sia fondamentale. Noi, al di là dei gradoni, ci eravamo lasciati con questo interrogativo, perché non sono stati molti colleghi a chiedere a Deli Carri, a Sebastiani, è in discussione Zeman, c'è stato anche un collega di Sky che l'ha fatto, e Zeman ha detto ogni allenatore è in discussione. Secondo te, Luigi, lui come sta vivendo questa situazione, sapendo di avere dei problemi per guarire questa squadra? Lui non tradisce nessuna emozione, perché il personaggio è quello. Nella buona e nella cattiva sorte Zeman è una sfinge, è sempre lo stesso. Però l'avevamo visto motivato, sì, nei mesi iniziali della stagione. Era più contento, quindi... era più soddisfatto. Adesso addirittura si è un po', ultimamente, anche un po' autorizzato, nel senso che vede anche nella partita delle note positive che noi fatichiamo a vedere. Poi il tecnico è lui, e quindi magari mi metto io sul banco degli imputati, ma io... queste note positive, il fatto che il Pescara abbia convinto Zeman, quindi anche questa un po' dicotomia, cioè quando il Pescara è andato bene, ha fatto risultati, lui non era soddisfatto, poi invece ha cambiato registro. Luigi, e quando il Pescara a me ha colpito la differenza di valutazione proprio all'opposto tra quello che ha detto Zeman dopo Pescara Recanatese, esatto, e quello che ha detto dopo Carrarese Pescara. Cioè, in una partita lui l'ha criticata molto per l'atteggiamento, la passività, la mancata aggressività. A Carrara, il Pescara, è vero, la Carrarese ha impostato la gara in un certo modo, il Pescara non è che abbia fatto tutto questo partitone, magari non meritava di perdere, però definirsi contento e felice per quella prova fa strano. È quello che sottolineavo quando Enrico chiede, cioè, ma Zeman come sta vivendo secondo me? No, perché un allenatore del suo carisma, gli allenatori avversari Lo si inchinano davanti a lui quando lo vanno a salutare, però ogni volta hanno la meglio gli altri, quindi tu che sei un professionista affermato e perdi con allenatori non di un livello esaltante psicologicamente, anche cioè per la tua autostima però Zeman alla sua età forse l'autostima ce l'ha da un pezzo e non la perde, forse al limite si può chiedere magari che con l'età che avanza, se si perde un po' quello smalto. Riccardo, da uomo intelligente potrebbe come chiedersi. Sta vivendo secondo te questo periodo lui? Male, secondo me male. Vuol dire che ci tiene? Ma sicuramente ci tiene. Io dalle interviste che ho sentito, lui si lamenta dell'attacco e della del centrocampo che non entra nella difesa, tende più a alleviare la difesa dalle responsabilità, le dà più al centrocampo e all'attacco che non difendono come squadra, e quindi andiamo sempre in inferiorità numerica. Comunque è evidente, quando vedi le partite, noi sulle ripartenze siamo lenti e... No, il fastidio maggiore è che non riesci tu a creare occasioni e da poi gol, non... Esatto. Andrea, ancora? Io, chiaramente Zeman diciamo polarizza un po' le critiche, forse anche giustamente, però se dobbiamo guardare anche ai giocatori, ci sono dei calciatori che hanno reso meno rispetto a quello che ci si aspettava, tipo Merola, mi viene in mente Merola, ma soprattutto con Mora messo così abbastanza da parte, tranne l'ultima partita, questa squadra ha veramente dei leader, forse in parte Brosco, ma probabilmente dei giocatori. Però Andrea, abbiamo sempre detto che lì c'è un leader unico, che è lui, che è Zeman. E allora forse è anche giusto che si polarizzino poi le critiche. Sono tanti però i controsensi anche sulle valutazioni fatte nei prepartita, cioè Mora che non rientra nei suoi piani e poi scende in campo in una partita delicata, lo stesso per Vergani, lo stesso per Tommasini, cioè tante dichiarazioni poi smentite dai fatti, l'ultima su Di Pasquale che doveva essere titolare perché era il centrale di sinistra e ha spostato poi Pellacani con un centrale di destra. Vabbè, però le valutazioni si possono anche sbagliare, l'importante è che si capisca. Io devo essere onesto, è talmente, hai fatto l'esempio,
forse non mi sarebbe venuto in mente. La fiducia in Zeman, che se quello che ha fatto Zeman nella scelta di spostare Pellacani e non far giocare Di Pasquale l'avesse fatto un altro allenatore, non è che avrei chiesto l'esonero. Sarei andato a vedere l'allenamento Paolo, e a dire, a prescindere da questo, soltanto con questi risultati un altro allenatore sarebbe già saltato. Sì, sì, ma dico appunto, al di là di quello, in determinati momenti, in determinate scelte, ultimamente anche quella di Tomassini, quando fu sostituito, che aveva fatto gol, stava giocando bene, dopo che avevamo visto per tante partite Cuppone, che l'amore di Cuppone sarà il ragazzo più generoso, buono, migliore di questo mondo, come Cuppone persone, anche come giusto giocatore. Che continua a giocare gol, non fa gol. Capisco che Zeman vuole che il centravanti partecipi, però, Francesco, ma parte, il Pescara migliore, tutti il Pescara migliore quest'anno l'abbiamo visto con Cuppone in campo e l'abbiamo visto con un centrocampo che era Tugnov, De Marco e Squizzato. Il Pescara migliore ha avuto questi tasselli, soprattutto al centrocampo, perché c'era quella, quell'affiatamento dei tre, De Marco, Squizzato e Tugnov, che non si sono poi più rivisti. Perché poi rompere questo equilibrio? Perché ricordiamoci, Zeman, sì, partite vinte, ma a volte ha criticato quelle prestazioni. Forse alla ricerca di qualcosa di meglio si è finito per andare indietro. Poi non vi sembra indietro che lui bacchetti sempre o Squizzato o Tugnov, che sono più elementi? Squizzato, a me mi sembra che il suo rendimento è più che positivo. Magari è un'impressione o una no, partita Luigi? Meglio di un'altra, ma però è un'impressione che deriva dal fatto che forse da questi due giocatori che hanno un tasso tecnico secondo me al di sopra di molti altri, Zeman si aspetta di più. Cioè lui lo faceva anche l'anno scorso con Raffia, non esaltava mai, cerca di sferzarli, cerca di, va bene, pubblicità e poi parleremo di Pescara Cesena tra poco. CSA, servizi per l'edilizia, impiantistica civile ed industriale, progettazione e costruzione, fotovoltaico. Siamo sempre aggiornati sui nuovi prodotti e sulle migliori tecniche costruttive. Un insieme di professionisti in grado di seguire ogni fase del progetto, realizzando tutte le tipologie di lavoro. CSA. Da giovedì 5 ottobre ritorna lo Svuota Tutto Notti d'Oro, con sconti fino all'80% su materassi, letti, poltrone, reti e divani, grandi marchi, Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo, Noctis e Bontempi. Ricorda, da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro, conviene! Corso Umberto I 310, Monte Silvano, telefono 085 42 28 988. Scopri il cuore della tradizione pescarese alla Pizzeria Ciferni. Da oltre 60 anni le nostre pizzette incarnano la passione per la qualità e il sapore autentico. Anche a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. Seguici sui social o visita pizzeriaciferni.it per connetterti con noi. Pizzeria Ciferni, dove ogni pizzetta è una promessa mantenuta. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021,
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ultima fase di questo numero, un'edizione ridotta di replay. Allora, andiamo incontro a Pescara Cesena. Questa partita per cosa vale di più? Per la classifica, per riavere un po' di ossigeno, per consolidare d'altronde anche la panchina di Zeman, Luigi? Vale per tutto. Vale per tutto, la priorità, ma la priorità secondo me è il morale della squadra. I musi lunghi, ma non musi lunghi nel senso che ci siano divisioni nello spogliatoio, quelli di cui parlava Paolo, un pochino di avvilimento, sono giovani e quindi moralmente sono anche un po' più fragili. Una vittoria con il Cesena convincente rilancia il progetto di questa squadra. È la partita spartiacque questa? Secondo me di partite spartiacque in un campionato ce ne sono diverse. Questa forse è di questa prima fase, sì, fino a Natale la partita spartiacque. Dimmi Francesco. No, intanto è la partita più difficile per la forza dell'avversario e per il momento del Pescara, perché fai bene col vinci con il Cesena giocando bene o male, però dopo il recupero col Pontedera magari non va come deve andare, la successiva partita non va come dovrebbe andare. Se non vanno le partite appunto, ma non hai fatto nulla. Sì, però partita, questo ti dà una carica. La partita con il Cesena ti deve dire se hai veramente, esatto, intanto se ritrovi una migliore espressione tecnica della squadra, e poi ti deve dire se hai la forza caratteriale e tecnica e tattica per poter brillare di più in campionato. Andrea, ieri il Cesena ha battuto la Lucchese con questo risultato di 3-0, ma il risultato non rispecchia molto i valori espressi in campo, nel senso che la Lucchese è stata, sì, in partita fino alla fine, poi sono arrivati gli ultimi due con gli ultimi minuti. Però sia per l'esperienza di Toscano, che ha vinto diversi campionati di C, sia per la struttura della squadra, è l'avversario peggiore per il Pescara. Il Cesena ha segnato 36 gol in 14 partite. Se prosegue così finirà il campionato con 96 gol fatti, ha un attacco mitraglia e questo non pregiudica la fase rientra difensiva. Rientra Corazza anche. Peraltro rientra Corazza, che non sappiamo se sarà subito messo titolare, perché dopo le tre giornate di squalifica potrebbe anche partire. Ricordiamo che il Cesena ha fatto 4 gol alla Vispesoro e 3 alla Lucchese, quindi Corazza sì è un'assenza pesante, ma gli altri segnano lo stesso, c'è Spendice, Ogunseye, lì davanti c'è davvero tanta abbondanza, i giocatori si fanno sempre trovare pronti, però è una squadra che subisce poco e segna tanto e al momento c'è anche questo imbarazzo della scelta lì in avanti. Normalmente gioca con la difesa a 3 Toscano, un 3-4-1-2 che sa essere spesso letale, quindi sarà una gara assolutamente difficile. Paolo, i tuoi timori sono legati più alla forza del Cesena o alle difficoltà del Pescara? Questa è una bella domanda. Il Cesena è una squadra concreta che non gioca gare spettacolari, nel senso che spesso ha vinto anche segnando gol vittorie nel finale, sporche, sì, vittorie sporche, però la concretezza è l'arma migliore di una squadra che vuole provare a vincere il campionato. Io ho più paura del Pescara, soprattutto sono curioso di vedere questa anche sosta piuttosto lunga, se è servita ai biancazzurri. L'altra volta non era servita. Ecco, tu prima parlavi del rinvio della partita col Pontedera, io la partita di Pontedera l'avrei giocata anche senza due giocatori, perché se fosse arrivato, non lo sappiamo. Che poi forse non avrebbero nemmeno giocato.
Sì, però i tempi di formazione non è detto che esatto. E se fosse arrivata, è chiaro che adesso parliamo con una cosa. Ma su questo cosa... anche Zeman credo che era orientato a giocare. Esatto, Zeman voleva giocare questa partita. Metti che tu vinci a Pontedera, ti presenti alla partita con il Cesena, con 3 punti in più, con una vittoria dopo alcune settimane. Ecco, lì puoi trovare, avresti potuto trovare uno spogliatoio più carico, un ambiente più caldo, una squadra più convinta dei propri mezzi. Invece arrivi a questa partita dopo una sosta di 12 giorni, dopo un pareggio sicuramente non positivo in casa con Rimini, con tanti problemi, con tanti punti interrogativi, con Accornero infortunato, con qualche altro giocatore che non sta benissimo e con i soliti dubbi su quale formazione esatto. Zeman manderà in campo. Riccardo, ci sono 12 punti di differenza attualmente tra Cesena e Pescara? Beh, per quello che dice il campo, sì. Beh, perché sì. Alla fine. Questa, voglio dire, per qua, come per, valore. Con no, di valore penso di no. Di valore penso di no. Però in Cesena non l'ho ancora visto e lo vediamo. Non è una squadra che abbiamo visto e quindi possiamo giudicarlo. Però generalmente la classifica rispecchia le cose. Se mi dici a livello di singoli di squadra, no. Noi abbiamo qualche punto in meno. Abbiamo buttato via, a mio avviso, diversi punti che potevamo avere in più. Quindi. Però davanti al Pescara non c'è solo il Cesena, c'è la Torres, c'è il Perugia, c'è la Carrarese e rischiamo anche con Pontedera se le cose non dovessero andare bene. Sì. Però ci sono i periodi, perdone, ci sono sì, i periodi che poi gira male, gira male tutto, poi gira bene tutto e recuperiamo qualche punto. Ma la conferma di che momento negativo è che se si fosse giocata la partita col Pontedera, magari anche con quei 3 punti, stavi lo stesso al 5º posto. Sì, sì, sì. Ossia, qua corriamo le distanze di sono inferiori. Però diciamo anche una cosa, adesso il Cesena non è il Real Madrid. Io ho visto la partita col Pineto giocata a Pescara in cui il Pineto giocò una signora partita e bloccò il Cesena sul pareggio. Ma il Pineto fa tremare tutti, perché ma, esatto, però voglio dire è una squadra che se affrontata in un certo modo può essere anche fermata. Cioè non è una squadra imbattibile. Sestri Levante ci ha pareggiato a Cesena. Esatto. Però quindi, resta la forza. Cioè, quindi questi 12 punti ci sono o no realmente come forza delle due squadre? Attualmente sì, ci sono tutti per i numeri, quelli che però il Cesena dovrà giocare con la Torre, sui gol segnati, gol subiti, quella è la cartina di tornasole di 11 gol subiti, quarta difesa, però le altre squadre che hanno le difese migliori hanno segnato pochissimo, il Cesena ha segnato il doppio dei gol di queste squadre. Sono numeri che non dico che accostano il Cesena al Catanzaro dello scorso anno, ma lo avvicinano molto. Una piccola parentesi, poi torniamo per l'ultima valutazione su Pescara Cesena, questa decisione di chiudere la curva nord per la prossima gara casalinga con l'Olbia per i fatti di Lucca, ci sarà probabilmente il ricorso della società, un fatto un po' anomalo e anche forse troppo severo, Paolo. Sì, una decisione direi severa, io ero a Lucca, sì, ci furono dei fumogeni lanciati, ma non accadde nulla a livello di ordine pubblico, non ci fu nessun problema. Fu bruciacchiata una piccola parte di rete di una delle due porte, però non è la prima decisione che arriva in questa stagione diciamo in questo modo, con questa gravità, perché prima parlavamo del Perugia giocò la gara casalinga con la Torres un mese fa con la curva dei propri tifosi chiusa per i fatti accaduti a Rimini, quando anche in quell'occasione furono lanciati dei fumogeni e prese fuoco, mi sembra, un materassino lì a bordo campo. Il giudice sportivo diciamo ha preso una decisione a mio avviso severa, che però diciamo rispecchia quelli che sono diciamo i regolamenti. Quindi l'Olimpico dovrebbe essere chiuso per un anno, che si sono lanciati i fumogeni più volte tra spettatori. Cioè, per me non ci può sempre essere per categoria due pesi due misure. Cioè all'Olimpico hanno buttato, si è visto chiaramente dalla televisione, hanno buttato fumogeni sugli spettatori e se li buttavano tra Roma e Lazio. Non è escluso che poi questa decisione sulla partita con la Lucchese è arrivata oltre un mese dopo l'accaduto. Ma è eccessiva, quindi, ecco, io infatti sottolineavo il fatto che al di là del lancio di questi fumogeni non era accaduto nulla. E poi
molto più grave, perdonami, se li tiri ai tifosi avversari che vabbè, non in campo. Comunque, ma è eccessiva una cosa così, è eccessiva. Andrea, poi alla luce di questa decisione anche altri club si sono un po' ribellati, fra virgolette. Sì, c'è stato un comunicato del gruppo organizzato Zalagi. Siamo tutti pescaresi, tifiamo la stessa squadra, poi insomma andando avanti a questo punto ci dichiariamo ugualmente colpevoli alla stessa stregua, scrive il gruppo organizzato, dei tifosi della curva nord presenti o assenti in quel di Lucca, e qualora venisse confermata la chiusura della curva Marco Mazza in occasione della gara con l'Olbia, il gruppo Zalagi disetterà gli spalti in solidarietà con chi sarà costretto a non assistere alla partita per la sola colpa di occupare il settore più caldo della tifoseria. Quindi piove sul bagnato, perché vabbè che sarà la prossima gara casalinga dove forse con l'Olbia non avremmo avuto nemmeno un gran pubblico, ci leviamo pure gli ultra. E questo forse il momento più difficile, anzi sicuramente il momento più difficile della stagione, e o si riesce a mettere la freccia e sorpassare, altrimenti addio sogni di gloria. Diciamo che la classifica oggi parla chiaro e i sogni di gloria sembrano davvero molto lontani, però è ancora presto per dare delle sentenze più o meno definitive, occorrerà attendere gennaio-febbraio. Ma la però conoscendo il personaggio Zeman, possibile anche che questa squadra riparta e non si fermi più. Sì, sì, e questo è ci vogliamo illudere sempre. È la speranza che abbiamo. Ma è capitato. Su cosa? Su Zeman? Ma certo, ma è quello che dicevamo prima, non vedi cambiare Zeman adesso. Cioè non è detto che bisogna cambiarlo. Però il problema anche, tu mi dirai, hai detto che la formazione, vediamo da quale cilindro... Vabbè, ognuno ha la sua formazione. Ma certo, però... Però se con Di Marco, Squizzato e Tunio fa centrocampo e ha ottenuto buoni risultati, insistiamo con quello. Bravo, insistiamo su quello. Adesso ne hai detti tre, ma... No, sono i tre con i quali hai vinto di più importanti. No? Parlano i risultati. In difesa Pierno Moruzzi, no? Sì. O Mussolini. No, ha fatto una buona partita Mussolini col Rigi. Bravo ragazzo. Ma che c'entra, bravo ragazzo? No, ha giocato una è buona un ragazzo, partita, è stato sì. Uno dei migliori. Però magari con Cesena serve anche un po' più di esperienza. Non so se l'ho chiesto a Luigi Mascia, Dell'Icarri si sta guardando intorno o no? No, non me l'hai chiesto, ma l'abbiamo detto prima, qualcuno degli amici ha detto che Dell'Icarri si sta guardando intorno, ma è un direttore sportivo, secondo me intanto si deve guardare intorno per pensare a rafforzare il Pescara nel mercato di gennaio, perché lo scorso anno Dell'Icarri si è segnalato rispetto ad altri direttori sportivi della storia del Pescara tra quelli che hanno indovinato il mercato di riparazione dopo anni in cui addirittura il Pescara è uscito indebolito dal mercato di riparazione. Lo scorso anno sono non sei d'accordo Francesco perché due coniglietti dal cilindro quando ha detto cioè, dopo anni di buio totale in effetti è vero, l'anno scorso con Raffia e con Merola, sì. Merola io non penso che si stia guardando in giro per la sostituzione di Zeman. Certamente Dell'Icarri conosce i campionati, è un esperto di calcio, ha qualche poi idea. Bisogna vedere, scusa, ma non è un'emergenza. Che significa guardarsi in giro? Perché in giro basta sapere quali sono gli allenatori liberi ed è una cosa che uno ma deve. Ma tu pensi che il direttore sportivo un dirigente ma no, liberi. Che si è? Quelli che non allenano sono tutti liberi, anche quelli che hanno allenato. Appunto, mentre guardarsi in giro significa parlare con qualche procuratore, questo credo proprio di no, anche perché poi si verrebbe a sapere subito. Ma quindi, se tu, ma se poi tu fai 5 punti profonda è forte la stima, la fiducia, la considerazione che Dell'Icarri ha di Zeman, che secondo me ma un diritto poi sarebbe anche un fallimento, sarebbe anche un fallimento di Dell'Icarri in questo stesso. Caso debba pensare negativo, debba ostentare positività, ma debba pensare negativo, cioè non si deve far trovare impreparato, perché se il Pescara continua a non vincere e non può essere impreparato, deve vagliare delle soluzioni e quindi sta già vagliando e nel caso agire soluzioni. Quindi se non ci sta pensando è un errore. Ma come sarebbe? No, certo, magari ci sta pensando, ma certo. Ci sta pensando dentro la stanza sua del direttore, non... Ma la domanda era questa. Certo. Ah, beh, se la domanda era quella, la sì, domanda era ci può stare, se ci sta pensando, no? Ci sta pensando sì, certo. Perché se perdi con Cesena, se la situazione dovesse precipitare, e non ce l'auguriamo, chiaramente è chiaro che la società dovrà essere pronta a mettere mano
a intervenire anche a portafoglio questo a gennaio, ma ad intervenire, perché è chiaro che a quel punto si rischia di vanificare gli sforzi di un'intera stagione, perché a quel punto il primo e il secondo posto diventerebbero impossibili da raggiungere. Dovresti accontentarti di un piazzamento playoff e sperare che poi accada qualcosa a maggio-giugno. Se mi permetti 10 secondi sulla partita col Cesena, prima parlavamo sì. di questa curva chiusa con questo provvedimento severo del giudice non sportivo. Contro il Cesena, contro l'Olbia. No, contro l'Olbia, dicevo, sì. questo provvedimento severo che c'è stato. Ecco, nella partita di sabato sarà importantissimo l'apporto dei tifosi pescaresi, non c'era tanta gente nella partita con Rimini e si poteva capire, però questa è una partita molto sentita dai tifosi, una partita difficile, complicata, ci vorrà una curva piena per spingere la squadra. Sì, ma anche con il Catanzaro lo stadio è va pieno, bene, però beh. Non credo mai che facciano la differenza, ti possono aiutare. Però se dovesse, però è chiaro che se giochi in uno stadio semivuoto può essere ancora più difficile. Quindi ha ragione Paolo. Ci vuole l'apporto del pubblico per una partita del genere, perché è difficile. Però, tornando al discorso di prima, se tu perdi col Cesena e puoi perdere e non vinci con l'Olbia, che fa il direttore sportivo? Ancora e sei a 12 e sei a 12 e c'è 3, sempre un'ancora di salvezza da rispettare, punti. La Coppa Italia, perché chi vince la Coppa Italia intanto si assicura il terzo posto, non è un obiettivo da sottovalutare, perché il Vicenza lo scorso anno arriva ottavo vincendo. C'è da dare risvegli, certo, da dare segnali certo. fortissimi. C'è da guardarsi. Da dare segnali fortissimi con il Cesena e nella partita successiva, ma soprattutto questa con il Cesena, perché credo che lì scatti anche l'orgoglio, la voglia di dimostrare dal singolo giocatore e dal gruppo di poter dare molto di più di quello tardi, che hanno dato Francesco, perché abbiamo già scavallato un orario per chi sta dormendo, quindi Luigi, lunedì prossimo di che umore saremo secondo te? Spero buono con una vittoria convincente e con una rinascita del Pescara. Come facciamo a non essere ottimisti? Grazie a Luigi Alboremascia, Francesco Di Francesco, a Riccardo Clinco, a Paolo Renzetti, grazie a Andrea Costantini, Maurizio Daguì in regia per questo numero ridotto a tarda ora. Da lunedì prossimo torneremo nell'orario delle ore 21. Grazie per averci scelto.